Derby, poi vedremo il perché, chissà gli scongiuri nella cittadina romagnola. Cesena Cremonese 1-0, Lecco Spal 3-1, Legnano Portogruaro 0-1, Monza Verona 0-0. Eccola, Cesena 59, Propatria 57, Ravenna, Padova e Reggiana 53. Qui termina la zona playoff, attualmente è fuori la Spal. Questa Spal che era stata beffata in casa contro il Cesena, aveva dominato la gara e poi nel secondo tempo in contropiede aveva preso il gol del Cesena. E questo era stato possiamo dire il primo avviso di una stagione che stava un po' cambiando in senso negativo, no? Perché giochi bene, domini e prendi un gol nell'unica azione del Cesena, insomma qualche dubbio ti viene. Poi sono andati a Lecco, partita che era sempre sullo 0-0, e poi invece al 68esimo il Lecco ha trovato il gol che vedremo tra poco con Guglieri, e guardate come, con un gran tiro da fuori. Sì, è un grande. Ma a me non mi ha stupito, perché questa è una squadra. La Spal ha avuto la sfortuna, comunque il demerito, di perdere gli scontri diretti. Tu hai detto bene, nel senso che le ha persi pur giocando una buona gara, però ha perso gli scontri diretti sia con la Propatria che con il Cesena. Cesena. Adesso poi, quando vai a giocare in casa di squadre pericolanti, o che hanno assolutamente E poi bisogno. qui c'è il 2-0 di Alteri al 76esimo. Sì, appunto, poi qui credo ci sia più storia. Poi alla fine, sai, adesso comincia anche il caldo, perciò bisogna anche gestire bene le forze. Arma a corcia per la Spal, dà un po' di speranza all'88esimo, questo giocatore che ha sempre fatto bene in questa stagione, ma poi si espone al contropiede e Lecco trova il 3-1 al 93esimo con Preziosi, e qui in pratica si chiude la partita. Propatria San Benedettese, c'è una grande attesa, guardate, pubblico delle grandi occasioni, davvero Busto Arsizio si è stretta a questa squadra che ne ha avute di vicissitudini, ad iniziare dall'ex presidente Zuppo, che ha avuto qualche problema proprio con la giustizia negli ultimi tempi, squadra che non ha rischiato il fallimento. Ora sembra che finalmente si sia trovata una cordata, però insomma giocatori che devono ancora prendere gli stipendi, almeno così sembra, dunque davvero una situazione difficile. Eppure la Propatria ha sempre lottato, complimenti all'Erda che già nella passata stagione con il Pescara aveva avuto una situazione simile e aveva pilotato il Pescara alla salvezza. Qui sta pilotando la Propatria, almeno è già sicura dei playoff, e questo è già un grande risultato. Ma io direi di sì, hai fatto bene a sottolineare i problemi che questi giocatori, questa squadra, questa società ha subito. Intanto ecco l'1-0 di Correa, un giocatore Sì, di un'altra categoria. di un'altra categoria. E quando i giocatori non hanno lo stipendio alla fine del mese, io credo che comunque tenere un gruppo unito, non è questione di. Tu tieni un gruppo che fa un campionato straordinario. Abbiamo parlato di duello infinito, è un duello infinito, dura da diversi mesi, e questi ragazzi senza stipendio, ci metto anche l'allenatore, stare uniti e impegnarsi a andare all'allenamento e via dicendo, è un fatto assolutamente da sottolineare. Questi ragazzi qui, adesso il campionato non è ancora finito, però si sono già aggiudicati i playoff. E ti posso assicurare che questa è una squadra di grande qualità, perciò potrebbero anche essere. Poi comunque il campionato non è Eh finito, no, perciò infatti, ancora ci non sono 90 minuti, mettiamo. però insomma nei playoff sarà sempre, se dovessero andare ai playoff non sarà certo facile giocare contro la Propatria. E guardate qua, 92esimo, Cammarata trova una rete che può valere una stagione, almeno può valere i playout, perché anche la San Benedettese ne ha avuti e come di problemi. E dunque Rumignani, sembra un po' questo allenatore anche un po' fortunato, fortuna che non ha avuto da Derio tra l'altro, perché guardate qui cosa succede. Al 94esimo la Propatria poteva segnare il 2-1, invece la palla non ne vuol sapere di entrare. Eh sì, queste sono partite stregate, comunque onore anche alla San Benedettese che in quel campo sotto di un gol. Il Lumezzane è l'ultima partita casalinga, una vittoria inutile in quanto la zona playoff è ormai lontana.
La partita inizia al piccolo trotto e al quarto d'ora il Lumezzane passa in vantaggio, serie di errori della difesa novarese e Dal Bosco non ha difficoltà a battere Brichetto. Nella mezz'ora successiva il Novara spreca molto e non sembra in grado di riportare la situazione in parità, ma nel secondo tempo le cose cambiano, gli attaccanti novaresi fanno girare molto meglio la palla e al quinto arriva il pareggio con Bertani che serve bene l'Anterì ed il giocatore francese non ha difficoltà a battere Zaina. Il Novara prende coraggio, spinge in avanti al 14esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo Centurioni sorprende la difesa dei Lombardi per il 2-1. Il terzo gol al 44esimo con Bertani che fissa il risultato sul 3-1. Il Novara si congeda quindi dai tifosi azzurri con una vittoria che mitiga la delusione per una seconda parte di campionato che ha vanificato quanto di buono si era fatto nel girone di andata quando la promozione sembrava a portata di mano. In Laguna si torna a sperare nei play-out. Con la vittoria per 1-0 sulla Ravenna, il Venezia abbandona l'ultimo posto in classifica e guarda con maggior fiducia alla decisiva trasferta di domenica prossima contro la Pro Sesto. Per i ragazzi di Mister Serena in maglia bianca, 3 punti frutto di una grande determinazione, ancor più preziosi perché ottenuti su di una Ravenna sempre vivace, giunto al penso per vincere. Un primo tempo piacevole con solo una vera occasione per parte, al 40esimo per il Venezia con un colpo di testa nato di Lebran ed al 43esimo per il Ravenna con Pettinari che impegna Aprea. Nella ripresa Serena manda in campo Rebecca, dopo 13 minuti i romagnoli sprecano la buona posizione con Pivotto e dal 19esimo la svolta. Assist di Collauto, proprio Rebecca supera Sabato e fredda il portiere rosso in uscita, 1-0. Il Ravenna cerca in tutti i modi il pareggio, il Venezia però regge l'urto e dal 47esimo i timori dei lagunari si dissolvono quando Pettinari al 47esimo manda alta l'ultima palla gol. Penso che i ragazzi siano stati ancora una volta encomiabili. Era importante vincere, penso che si sia visto carattere, volontà di portarlo a casa e oggi siamo contenti. Da playoff tra Reggiana e Padova iniziati che vedono da vicino il bersaglio. Secondo minuto Rabito verticalizza per Di Nardo, destro in corsa davanti al portiere avversario. La palla scheggia il palo prima di finire sul fondo. La partita si spegne, a riaccenderla sono i Granata. 35esimo, Martini va via sulla linea di fondo, poi in becca Maschio. Tocco sotto porta di prima intenzione, Cano si salva affidandosi all'istinto. Il primo tempo va in archivio con la Reggiana in avanti, Alessi ci prova dalla distanza, conclusione sopra la traversa. A inizio ripresa si rivede il Padova, destro di Rabito, sul quale Ambrosio risponde presente. I biancorossi non mollano la presa e al 7° minuto piazzano l'allungo. Il merito è di Varricchio che nasconde la palla, entra in area, poi fulmina Ambrosio sul palo di competenza. Emiliani sotto shock, la prima reazione degna di questo nome, arriva soltanto al 40esimo. Sugli sviluppi di un angolo Alessi tocca di testa, non va. Calma piatta fino al termine, 5ª vittoria consecutiva per il Padova che dopo lungo inseguimento riaggancia la zona playoff. Cremonese ha appena il tempo di mettere piede al Manuzzi che si trova già sotto di un gol. Al quarto, rimessa di Schelotto, Diurici spizza di testa per capitan De Feudis che pesca Motta. Il vice capocannoniere, premiato nel prepartita come migliore bianconero dell'anno, fulmina Bianchi. 13esimo, Cesena vicinissimo al raddoppio. Giaccherini, inarrestabile sulla fascia, mette in mezzo, ma Motta prima e Diurici poi non ci credono abbastanza e la difesa grigiorossa si salva. Poi il Cesena rallenta, la Cremonese aspetta e riparte, ma senza essere mai davvero pericolosa. Le occasioni migliori sono al 21esimo con Temelin su sponda di Segarelli e al 36esimo botta di coda fuori di un metro. La ripresa è tutta del Cesena. All'8° Sacillotto sparacchia alto 2 passi dalla porta. Minuto 17, ennesima sgroppata di Giaccherini che calamita su di sé l'attenzione dei centrali cremonesi e serve il dimenticato Motta. Il 2-0 sembra fatto ma Bianchi fa il fenomeno. Al 43esimo Cremonesi rischia l'autogol sul cross dell'indiavolato Giaccherini. Ai 3 fischi dell'arbitro Viti il Manuzzi esplode. La Pro Patria non va oltre il pari con la Samb. L'1-0 di oggi significa per il Cesena il primato in classifica in solitudine a 90 minuti dalla fine.